Comunque, la camminata delle Befane da Piazza Pettiti a Piazza Annunziata, a cura dell'associazione Alfieri Reali, sbandieratori e musici di Venaria e balletti con la coreografia di Marta Azzolin, che si è tenuta ieri, sabato 6 gennaio, il tutto curato dall'assessorato alla cultura, si è concluso un ricco mese di eventi a Venaria Reale, in occasione del periodo natalizio. Soddisfatta l'amministrazione comunale, così come ha sottolineato il sindaco Roberto Falcone. Si conclude oggi la terza edizione del Natale a Venaria Reale, edizione 2017. Quest'anno particolarmente ricca di iniziative, grazie al contributo delle associazioni del territorio di Venaria Reale, della collaborazione con la Proloco come sempre, il coinvolgimento della Mandria e della Reggia, delle Residenze Sabaude, del Consorzio è stato fondamentale per supportare alcuni eventi a scopo benefico soprattutto, come il pranzo e la cena della fratellanza che si è svolta all'interno della Reggia. Il Natale è iniziato con tutta una serie di attività con gli anziani, con i grandi della città di Venaria Reale, il festeggiamento dei 50 anni di nozze. Alle spalle abbiamo gli sbandieratori che stanno iniziando, gli alfieri di Venaria Reale. E dopodiché tutti gli eventi hanno continuato per tutto il mese di dicembre in città, con grandi addobbi, la presenza delle luci su tutti i quartieri, in edizione rinnovata ancora più ampliata rispetto agli anni passati. Abbiamo avuto la presenza di Villaggio del Natale, di Babbo Natale all'interno della Reggia, con due piste di pattinaggio, una all'interno di giardini e l'altra all'interno della città, i giochi per i bimbi e le tante attività fatte da Marco Perazzolo alla guida della biblioteca e dalla Fondazione Via Maestra, che ha contribuito con i vari eventi, vari spettacoli che sono stati fatti. Un grazie ancora veramente di cuore all'assessorato e soprattutto al mio assessore Antonella D'Afflitto, che ha saputo ancora una volta guidare tutta la macchina degli uffici, con Daniela Biancone, Patrizia Mazzilli, Valentina, si sono distinti soprattutto per tutta l'organizzazione, che è stata perfetta, esemplare come al solito, ricca di iniziative e di novità. Grazie a tutti, auguri di buon anno, perché ancora una volta la differenza grossa l'hanno fatta i cittadini che hanno partecipato ai tanti eventi. Buon anno a tutti e buon 2018.